spese, eh? Ma che? Io sono un uomo felicissimo! Vabbè, non so, io vi saluto, un po' da fare, e ci vediamo dopo. Arrivederci, professore! Arrivederci, arrivederci! Prassede! Prassede! Prassede sta sempre a telefono! Sta sempre a telefono e non arriva mai! Prassede! Professore, buongiorno! Buongiorno, Prassede, io quando ti chiamo tu devi scattare, capito? Professore, ma quello è mio fidanzato che è meccanico, mi chiama quando può! Il tuo fidanzato? Sì! Ma almeno è un bravo ragazzo e ti vuole sposare! Ma professore, io spero sempre in un amore come il vostro e quello della signora Maria, che non solo è intelligente, simpatica, fantastica, ma è come si direbbe un angelo del focolare, che poi 10 anni di matrimonio così puro, fresco, meraviglioso, senza nessuna nuvola, senza nessun'ombra. No, allora, cara Prassede, un'ombra c'è, piccola, tenuissima, insignificante, ma c'è. E qual è? Ecco. È rappresentata da questo ritratto. Il fu Antonio Locosimo, il primo marito di Amalia, morto nelle campagne di Russia 20 anni fa. E che mi ha fatto questo poveretto? Che mi ha fatto? Quel quadro è la croce della mia vita. Quella è una spada di Damocle che io tengo qua, appesa sulla testa. Quello, vedi, mi fissa. Quello mi fissa. Niente la mia. E quello mi fissa. Quello mi fissa, mi fissa, mi fissa, mi fissa! Professore, ma questa è la vostra impressione! Speriamo che come dici tu. Ma fai una cosa, sì. A ricetta un po' di queste cose, porta tutto di là. Sì. Ok, accorto dove metti il cappotto dell'altra volta. Che bello! Ah. Lietta! Lietta cara! E quello che cos'è? Che cosa? Questo! Questo è il regalo per te, quell'anello che desideravi tanto! Grazie amore! Ti piace? Qua! Vieni, e adesso un regalo me lo fai tu a me! E c'è bisogno che me lo devi ricordare? Te l'ho già preso quel pullover che volevi! E no! Tu sei tanto dolcina, tanto carina, ma non è il pullover quello che voglio io da te! E che cosa? Leviamola la buonanima di la cosa! Leviamola, intanto! Uffa! Intanto qua io parlo, mangio, rido, sto con qualcuno! Quello sta là che mi fissa, perché quello lì mi fissa! È una tua fissazione, Peppino! È una mania la tua! Sarà pure una mania, ma sembra un morto e poi dico io, guarda qua, morto per morto, mi chiama su questo, eh? Ma che cosa? È una natura morta, mi sembra una morta, ma è viva! Ma se l'hai detto stessa tu che Antonio da vivo era buono, e se era buono da vivo figuriamoci da morto. E leviamo la buonanima di là. E va bene. Ah, finalmente, adesso mi hai fatto contento. Adesso andiamo di là, ti faccio vedere quello che ho preso questa sera, la torta che tanto piace a te, i dolcini. Le fragoline. Sì, i cestini. Capito? Ho capito, ma mi deve litigare con mio fidanzato. Io non c'ho tempo da perdere.
sei fidanzata. Fai una cosa, metti questa da qualche parte. E dove? Non fare sentire a mia moglie questa. Per adesso portala nello scandinavo, sotto le scale. Poi un poco di qua, un poco di là, fino a quando va a finire dentro alla spazzatura. Va, masci! Ah, oh! Un attimo! Ah, mi sono tolto un peso dallo stomaco, che l'hai etatura fin da casa! Non si può credere! Quello mi fissava! Quello mi fissava! Quello mi... Prego, prego! Per piacere, accomodate, grazie! La signora è di là! Oh, avvocato Patti! Andiamo a vedere la sposa, ci faccio vedere la sposa, la sposa! Avvocato Patti! La sposa sta di là! Sta di là! Calmatevi, calmatevi! Andiamo a vedere la sposa! Questa giornata così gioiosa, questa giornata così flavia, ma se voi insistete, vedete che insistete! Insistiamo. E allora prenderò in prestito le parole del sommo poeta Dante Alighieri e in questo preciso caso quelle del 26° canto della Vita Nova. Tanto avvocato, io vorrei declamare. Declami pure. Tanto gentile e tanto onesta pare la donna mia quand'ella altrui saluta, che ogni lingua divien tremante muta e gli occhi non s'ardiscono. E gli occhi non si ardiscono. Gli occhi non sardiscono. Gli occhi non la devono guardare, avvocato! No,
non la devono guardare. Mamma Tante, non dice. E questo lo dico io. Non le pare di esagerare, ma nessuna esagerazione davanti a un matrimonio così perfetto. Io mi chiedo cosa può offuscarlo. Che cosa? Niente, non lo offusca niente. Andiamo di là a festeggiare, andiamo. Chiedo scusa, chiedo venia. Scusate per lo scatto di prima, ma io, sapete, prima che italiano, sono napoletano, meridionale. E in quanto meridionale sono geloso. Non posso nessuna esagerazione con una moglie del genere. Guai! Se sapessi che altre mani la tocchino, guai se sapessi che altri occhi la guardino, io sarei capace di ammazzare. Io non esagero. No, avvocato, esageriamo. Io ammazzerei! Senta, lei però se ne deve andare perché mi fa passare guai a me, per favore. Ma adesso scemi, me ne va. Io devo sapere mia moglie che fine ha fatto. Deve chiamare Manu Castagnaro qualsiasi voglio parlare. Guarda che alcol che lì, senti, tavoli. Io qua ci avevo messo una bella dispensa piena di prosciutto, casse cavallo, un sacco di roba, salami che sta mai qua, hai visto? Salami così. No, senta, veramente, però per favore. Stavo finendo di fare tutta l'esposizione della roba che avevo messo, vino. Ho capito, ma quanto tempo fa c'era quella roba? Mo, a luglio. A luglio del 40. A luglio del 40? Ma io ero una nennella, va su via! Vabbè, ho capito, visto che mi state simpatico, fate una cosa, andate là, via su scratch, via tutto, via tutto, mettetevi là, uscite! Signora! Amalia mia bella, sposa fedele. Antonio, sei tornato? Sì, il belle ossa, reduce. Antonio, sei tornato? Sì, Antonio. Oddio, Antonio. Amalia cara, Amaluccia mia, rinvi. Amaluccia, non svenire. Amalia, rinvi, vado a prendere i sali. No, non servono i sali, no. Ma allora non sei morto? No, sono vivo. E come mai non sei morto? Come mai? Ma no, io mi pare che ti dispiace. No, capisci? Mi trovo davanti a un fatto straordinario, un miracolo. Hai detto bene, un miracolo. Dopo tu per 20 anni non hai dato più notizie. E quello in posto, in Russia la posta funziona male, i corsini vanno piano, si scivola, c'è la neve. Un corsino amico mi dice scivolare è morto, sai? E qui tutti hanno creduto morto, sì. Ma io sono vivissimo, ci pensi dopo 20
20 anni, 20, lunghissimi anni, se tu mi avessi visto nella giungla siberiana, me dicevo fra me, arriverà quel giorno, anzi, ma arriverà quella notte, che potrò riscaldarmi accanto alla Maduccia mia, ma vieni qua, amore, fritta! Non la resto, non la resto, non lo so, più tardi, eh! Più tardi, più tardi. Antonio, qui in 20 anni sono cambiate tante cose. Infatti, vedi tutto il mio altro, mi dice, infatti lui la cavaliera perché qui c'è un nuovo padrone di casa. Appunto. È uno che vende le castagne. Un castagnano. Ma che castagnano? Castagnano! Castagnano! Ho fatto su. Io ti devo dire una cosa, tu stai calmo. No, non me lo dire, ho capito tu. Tu hai dovuto fittare l'appartamento perché avevi bisogno di soldi. E hai fatto bene, hai fatto bene. E più posso, dimmi, questo castagnano chi è quello lì? Ma quello è Giuseppe Verdi. A me la faccia conosciuta. Ma Antonio, non scherzo. E tu hai ragione, ma i russiani mi chiudono in tacito per la cacito per la congelata, perché mica a me scendo a qui a casarci. Cioè. Antonio, facciamo una cosa. Stavo congelando prima. Tu sei grande? Sì, no, io la casa piena di gente, potrebbe venire qualcuno da un momento all'altro. Come faccio? No, Antonio, facciamo così. Ti chiamo io. Tu vai là. Non ti muovere, vengo subito. Ah, ma perché devo stare qua dentro? Ah, mi metto poco sul divano, eh? Ho bisogno di un cuscino. No. Ma che succede? Peppino, dobbiamo andare via tutti, dobbiamo restare da soli, Peppino. E dopo tutta la nostra festa ce la dobbiamo godere. Signori, io vi ringrazio per essere intervenuti a questo brindisi, ma la mia signora sarà stata forse la felicità di questa giornata, si sente un po' stanca e vorrebbe andare a letto. Grazie, buonanotte. Buonanotte. Lasciamo solo gli sposini, lasciamo solo gli sposini. Allora, buonanotte. Buonanotte, comincia il poeta, che intende non la può. Non la prova, avvocà, buonanotte, avvocà, buonanotte, avvocà, buonanotte. A questo avvocato non lo dobbiamo invitare più. È scostumare, non se ne andava più, Ah. Non fa niente, non lascia perdere l'avvocato, io ti devo parlare. Adesso parliamo, adesso faccio una cosa. Mi vado a mettere più comodo e poi dopo parleremo fino a luglio, fino alle 2, fino alle 3, fino alle 4, tesoro! E non mi fa parlare! Antonio! Com'è morbido questo? Sono abituato. Lei chi è? Lei chi è? Lei Sì, cosa ci fa sul mio divano? Io sono nel mio pieno di...
diritto. Ma io questo e io sto qua e non alzi la voce. Come no, io alzo in casa mia. Scendete dal mio divano. Io sono un eroe. Scendete dal mio divano. Scendete dal mio divano. Chi è questo intruso? Chi è questo sacco di cucci? Chi è questo straccione? Questo straccione a me. Io non so chi sono io. Io sono io. Lietta. È Peppino. Amale, dimmi, chi è questo Peppino? Ora te lo dico subito. Quando tu sei partito... Quando sono partito? È venuto lui. Amale, scusa. Scusa, mi si è fatto un cattivo mezzino. Eppure tu. Perdona, vieni, vieni tra le mie facce, io sono tuo padre. Ma dico, ma fai stinto! Oh, faccio! Oh, della guerra, hai gli schiaffetti! Ma questa è l'educazione che hai imparato solo il imbecille! Ma come? Ma come puoi dire una cosa del genere? Come vuol lui? Essere mio figlio! Hai ragione, io le butto il bambino! Ehi, bambina! Amali, insomma, chi è questo? Amali, forse! Qui tutti ti hanno creduto morto. Beh, e anche il tuo nome sulla lapide dei caduti. Ma io domani lo cazzo. Domani. Ma io nel frattempo. Questo è il mio nuovo marito. Che? Allora, questo è tuo. Allora tu sei una biga. Questa è una biga. Ma quale biga? Quale biga si dice biga, ma ignorante! Zitto, tu dici allora, approfittare della moglie di un combattente che pugna i piedi sulla steppa della Siberia. Non mai faccio la scena. Mandi! Chiama l'avvocato Macchina al piano di sopra per la tua! Nespino, caro! Vieni qua, dicevi io! Vieni qua, dicevi io! Lasciate stare a mia moglie, fermate a me! Ma non a me, a lui! A lui! Avvocato, in galera! In galera, attento! Avvocato, state attenti che questa è morta, Questa è mancata... È mandato 20 anni e adesso avanzi diritto su mia moglie. 20 anni, Facciamoci il tango! Dici, cosa hai fatto questi 20 anni? Io avevo combattuto in questi 20 anni. Ma ci vuoi far credere che hai combattuto 20 anni? Ho combattuto 20 anni. Un po' di fermare, un po' di combattere. E lo sai, capito? Battaglie terribili, avvocato. Battaglie, eserciti, tutte le dimensioni. Cavalla, cannone, palla, pallone, palluccello, tutto cose. Fucili grandi, fucili piccoli. Di fronte a me, quella nebbi, si vengono i cosacchi come fissano così. Dall'altra parte... Altri cosacchi. Mi fai là. A sinistra tre mongo. Alle spalle, tre tedeschi dicevano, Antonio, diavolo Antonio. A destra tre i turchi che parlavano russo, per fingere. E dicevano, da, carciofo, Tonio, carciofo. Ma che bugiardi, tutti non hanno mai combattuto in Russia, ignorante! E allora si sono spacciati per tutti. Quando mi sono visto presi dai tutti, io ho detto, qua c'è bisogno di uno stratagemma. Ho dato uno spindone e sono scappato. E lì che cominciava a combattere, l'avvocato, e quello che si uccise l'ho ucciso. Granate che scoppiavano a sinistra, granatine che scoppiavano a destra, una mezza cassosa, un'acqua nera, un incetto! Una mezza bomba, che faccio per usare? Tu a cassosa hai fatto la guerra, a cassosa e al limone fraccio! Ma come la mantenete? È l'una di notte, smettetela! Ma come mi dovete mantenere? Continua pure! Insomma, in questo combattimento rimane, sono svenuto, e ho perso la mente, che l'ho ritrovato dopo 10 anni, mi sono svegliato in un campo di neve, e in Siberia neve, che freddo, mi dico comunque che uno se la fa molto tra le mani, quasi neve, una saccarotta. Va bene,
10 anni hai perso la memoria. E gli altri 10 anni che hai fatto? Sono venuto a piedi dalla Sibenga, guarda che bello! Oh. Ma Antonio, tutto questo appartiene al passato. Noi dobbiamo pensare al futuro, anzi, al presente. Avvocato, prima Antonio mi ha dato della biga, ma non lo so, forse ha ragione, può darsi che la legge mi darà torto. Scusi signore, ma lei come si chiama? Antonio Cosimo, nativo di Trecastagne. Un paesino vesuviano molto ridente. Sì, saranno 3 pietre sopra il Vesuvio. È ridente perché ci sposta a mezzogiorno. Ma buono, tenebre, tenebre, castagne. Vedete? Vedete, signori? Il codice poi non è così feroce. Basta prenderlo e consultarlo. È cacciato pollice. Ma non pollice, codice, poi il codice, io ce l'ho tutto qui, ce l'ho tutto qui. Oh, su le lingue. Caccia. Volevo dire, sì. Intendevo dire, avvocato, secondo... Avvocato, mi potete sedere? Per carità, volevate dire? Ma secondo l'articolo 62 e 64 del codice civile, la nostra cara Amalia... E basta! E basta, finitela! Ma voi faceste dichiarazione di morte presunta? Immediatamente, senza perdere tempo! Stesso io lo dichiarai morto! Sì, bene! Ma c'è la cozza, facendo! Benissimo! Ma che benissimo, sono vivo, avvocato! Ma non basta, non basta, perché bisogna dimostrarlo anche con i documenti! È la dichiarazione di morte presunta, dimostra che lei era un defunto! Ma questi lo dicono i morti presunti, però noi... Comunque intendevo dire che ai sensi dell'articolo 62 e 64 del codice civile la nostra cara Amalia potreva contrarre matrimonio. E non solo! E non solo, ma poteva anche entrare in possesso dei beni del defunto. Ah, allora questa sacca di puzzo la buttiamo fuori di casa! Aspetta, aspetta! Eh no, caro professore, perché come si dice, sumus ius, sumus inuria. Ma sono distratto, moglie sta Giulia, di grado. Ma quale Giulia? È inuria, è latino! Ah, è latino, non so che siciliano! Dicevo che ai sensi dell'articolo 62, 63, 64 e 65 la nostra cara Amalia poteva contrarre matrimonio, ma lei è legittimo consorte, ma secondo l'articolo 68, sì, se è accettata l'esistenza o il defunto ritorna, il secondo matrimonio è nullo! È vivi il 68, è prima la mamma! Avvocato, aspettate, cacciate un altro articolo! No, non ci sono più articoli! Un altro articolo, sono le foto di taglio! Basta, basta, basta! Avvocato, tutte queste leggi, il codice potrà anche sistemare la faccenda dal punto di vista giuridico. Ma dal punto di vista umano, come si fa? Come posso io prendere quest'uomo che mi è stato fedele compagno per 10 anni in 5 minuti metterlo al lavoro? Qua è il 68 che ti autorizza a fare, è il codice della dichiarata nulla, tu non fai più uno nulla. Questo lo decide il tribunale! Queste freddi leggi inumane, della legge del cuore chi dice niente? Ha ragione, della legge del cuore chi dice niente? Il caso è controverso, io direi di aggiornare l'udienza a domani. Vabbè, sono d'accordo, aggiorniamo a domani, però questo bestio va a dormire fuori da casa mia. Dovunque, ma non a casa mia. Oh, ma come puoi dire una cosa del genere? Mettiti nei suoi panni. Guardalo. Lo mettiamo fuori dalla porta del cuore della notte. In fondo è anche casa sua. Un po' ci arrangeremo. Io ho un'idea. Come rappresentante legale di entrambe le parti, voi restate qua a dormire e la signora Mari viene a dormire sopra da me. Già, è brava! Allora, Stiamo calmi. Troveremo una soluzione. Antonio, tu che hai sofferto anni di privazione, tu che hai dormito per te. Continua a dormire per te. E torna lì via. E fammi chiedere un po'. Ma insomma, Peppi. Antonio dormirà in camera da letto e tu dormirai in io devo dormire nello studio. Sì. E tu? Tu? Parlo di tutto io. E tu? E tu? E tu? Io dormirò
sul divano. Ah, no, 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 non permetto che la mia venuta scombini le tue abitudini. Anche tu devi dormire nel letto, tu sei donna. Io ho un'idea che a me francamente piace. Sì, ma francamente deve piacere pure a me. Dilla, dilla. Io la dico. Dilla. Di là? No, di qua. Dilla. Cosa di no? Ditela! Mi fa attaccare la lingua proprio. Qua c'è questo letto. Il letto c'è mi tu letto. Amalia, che dorme, dove dorme? A destra. Ah, dorme a destra, allora Amalia dorme a posto suo perché dorme a posto suo. Io dormo dall'altro lato e il professore lo mettiamo a piedi. E perché il professore è fatto un copertino? E che mangia lì, sotto a me? È perché il professore è una borsa dell'acqua calda. E faccio mettere sotto lì? È perché il professore non fare mandò, fa la posta. E scumiamo che ti dice. Cambiamo idea, scumiamo. Cambiamo, sentiamo. Allora, visto il letto, no? Sì, ok. Allora, madre, arrendiamo e la mettiamo da quest'altro. Sì. E a voi vi mettiamo la posta di va bene così? Va bene. E io metto il secondo. Ma cosa non ha poi la testa veramente si è congelata? Qua ci vuole un letto a tre piazze. Una piazza, due piazze, piazza Garibaldi, piazza Carlotelli. Ma come ti vengono queste idee? Queste sono porcherie inammissibili. Non ci fanno i porcheri. Ma quella piscina, ignorando, detto inammissibili. Insomma, cavolo, l'unico marito con le carte dentro sono io e io devo controllare il mio interesse. No, no, qua se c'è uno che deve controllare, qua controllo io. No, controllo io. Controllo io e basta, avanti, signore. Rischi il biglietto. Abbonato. Ma qua mi avete scocciato, controllo io, controllatevi tra di voi. Ah, Rassete, porta cuscini a coperte, signore. Ah, ma mi aspetta. Non ci passi di qua! Non ci passa! Eppure tu stai qua! Siamo stati sta dentro qua! E dormiamo insieme! E dormiamo insieme! Tutto quello che ho passato in bene! Che nottata! Devo dormire con lui! Che nottata! Che nottata! Cosa da pazzi! E che? Mamma mia! Ah, sì, il profumo della stecca! È andata male questa stecca! Dormiamo insieme. Possiamo dormire con la luce accesa? I fantasmi, gli incubi, i morti della Sibeci. Dormiamo insieme. Buonanotte. Voi siete pazzo. Io con un bestio sotto le coperte non ci dormo. Sopra sì, sotto no. Ah, vabbè, va da maglia. Va bene, su. Buonanotte. Questa è la vita, Ho attraversato la Siberia, la Russia, Germania, Francia, Spagna, Portogallo. Sono tornato in Italia qua. E finalmente sto a casa, Questo è il mondo! Amico, questo non è il mondo! Adesso voi state svegli? Chi dorme? E sentite, mi può fare una volta si volete grattare un po' con la scena? Chi gratta la scena pure? Ma guarda la mano! No, venite qua, grattiamo la scena, grattiamo la scena! Passeggiando dove ci troviamo, un po' più di vano, dietro come dire, più letto, tutto qua. Che nappata! E che ci sta? Uno chalet, che ci sta? Ma poi, non si può fare. Aspetta, arriva
faccio un massaggio. Massimo, mi dovete lasciare stare, la Massimo! Insomma, che nottata! E mi chino, mi fa, mi fa, e sono un po' con qui. Che nottata! Tante cose, per esempio, in questo caso chi rappresenta me o lo Cosimo? Lo vuoi sapere? Sì. Lo vuoi proprio sapere? Sì. Marlon Brando! Marlon Brando! Ma guardate se questo è il momento che ti mette a scherzare! Oh. Professore! Ah, ci mancavo solo di sì. La vostra è giornata per voi! Buongiorno, Raffaele, buongiorno! Ah, grazie, grazie! E buona giornata! A tazza di cioccolato! Ma a me ne godi a bene! Mi voleva la cioccolata a me, stessa una volta che capissi cosa! Persone, persone, ehi, il gabinetto si è disoccupato! Mo lo mandiamo a quello parente! Ma dove sta? In cucina! La sede, la sede! Che te ne vuoi? Ma chi è? Quello, diciamo che è un parente alla lontana. Ah, patente dell'aeroplano, e che c'è? E perché non voglio imparare a portare l'aeroplano? Ah, tutto quello è amico vostro. Amico mio, perché faccio di amico quello? Come? Quello è un amico di Prassede, è un amico della cameriera. Ah, quello è Don Enrico della Riviera. Ma quale Don Enrico della Riviera? È un amico della cameriera. È armato qua? Sì, perché a casa mia faccio dormire chi mi pare e piace, pure gli amici della cameriera. Facito come vabbè, arrivederci. Arrivederci. Armato qua? Ha dormito qua. Vai. E beh, si ha mangiato un capone. Qua fino alla sentenza passata in giudicato il marito legittimo sono io, capito? Io non posso permettere che mia moglie rimane in casa con un pezzo come te, capito? Io devo andare a scuola. Ah, e perché andate ancora a scuola? Alla vostra età. E non vi vergognate, ciuccio. Io vado a scuola perché insegno, sono un professore, hai capito? Sì. Sì.
Anzi, facciamo una cosa, adesso investite e venite con me. Ah sì, io gli faccio, quando ero guaglio lo faccio. Aspetta, chi dice a me che voi non vi siete messi d'accordo con mia moglie per vedervi alle mie spalle? Come ho detto, vengo a scuola con voi. Va bene, andatevi a vestire che c'è tanto. Cioè, mi metto la divisa, il combac e sono pronto. Quando il combac viene di cucci che la divisa puzzolente, là ci sono le bambine. Si spaventano vedendo un mostro così. Si spaventano. A me sono abituate. Ah, ma sapete che fa? Vi do un vestito vici. Solo il vestito che faccio, devo dare una camicia, un paio di scarpe. 3-4 mutanti là, 7-8 maglie là. C'ha il corredo con me! C'ha il corredo, guarda il capotto! Ma sì, sì! Grazie! Oh! Ah. È bella! Qua abbiamo fai pizzi, no? Sì. E dimentica che tutto il palazzo sa che tu tieni all'amico. A me me l'ha detto Raffaello Curtini, che l'è sud, ma te ne luoghi con me, fa la 500 rossetto mio. Ah, ma chi è quello che cosa? Dice a parole tu parla con la bocca, dice. Non ti posso riuscire, l'ho promessa la signora Maglia, non lo posso dire. Ah, no. Allora stavolta battendo la signora Maglia fra sé. Fra sé. Stavolta sei studiato un futuro. Stavo vedendo un capisco, non mi chiedo!